27 maggio 2014 Libri TV è a un convegno organizzato dall'associazione Il Cantiere sulla forma partito, convegno a cui partecipa anche Arturo Diaconale, direttore dell'Opinione, e che è intervenuto, e gli chiediamo un pochino, ovviamente in questo tema che è la forma partito, anche una piccola riflessione sui risultati elettorali di queste europee. Diciamo che i risultati elettorali incidono molto sulla forma partito, perché questo risultato elettorale è stato il trionfo del partito elettorale, cioè del partito sul modello che una volta veniva definito berlusconiano, ma che in realtà è il modello del partito americano, cioè una struttura che si organizza nel momento elettorale, che raccoglie voti su temi che sono legati alla contingenza politica, e soprattutto a un partito che si identifica con un leader. Quindi il successo di Renzi è un successo del partito leaderistico. Si può discutere se questo partito leaderistico, questo modello, sia il modello del futuro o se sia un modello che potrà essere contestato rispetto a modelli passati. A mio parere il fenomeno del partito personale o del partito leaderistico è un fenomeno legato a un certo tipo di modernità che è entrata a far parte della nostra vita quotidiana e che difficilmente potrà essere modificata, cioè non si torna indietro al modello del partito di massa tradizionale, articolato in sezioni e via di seguito, che occupava lo Stato. Questa è una cosa diversa e che ha alcuni aspetti, per un verso a mio parere positivi, peraltro anche aspetti che possono essere contraddittori. Uno di questi è l'estrema volatilità dell'elettorato, perché l'elettorato rispetto al partito leaderistico può muoversi in maniera non più ideologica, superando mille barriere, e quindi può spostarsi agevolmente magari nell'ultima settimana che precede il voto e cambiare le carte in tavola. Per il resto, lei prima parlava di fare un'analisi del voto. Io credo che il voto sia stato condizionato, a mio parere, da un fenomeno che è legato ai leader in campo, ma un fenomeno antico, perché nel nostro paese ci sono delle fasce di elettorato moderato che si muovono sulla base, in alcuni casi si sono sempre mosse, sulla base della paura. La Democrazia Cristiana usava la paura nei confronti del pericolo comunista per aggregare le masse moderate. Berlusconi ha usato dal 94 in poi la paura della sinistra antidemocratica per aggregare le masse popolari. Renzi è stato molto abile ad aggregare la paura di un grillo che sembrava una scheggia impazzita e che ha spaventato le masse, fasce di elettorato moderato. D'altro canto sono fasce facilmente identificabili, perché queste elezioni hanno visto la scomparsa di Scelta Civica, che alle politiche aveva il 9% e che in queste elezioni ha preso lo 0,8, 0,7, una cosa di questo genere, e ha visto anche il ridimensionamento rispetto alle previsioni che erano state fatte nei mesi scorsi del nuovo centrodestra, che veniva considerato un partito in grado di arrivare al 7, 8, 9% e che invece, pur essendo formato l'UDC di Ferdinando Casini, non è andato oltre il 4,3, che significa che in realtà il nuovo centrodestra da solo non supera il 2% e che Renzi è riuscito a catturare una parte dell'elettorato che sarebbe dovuto andare lì e non è andato da quest'altra parte. Berlusconi perché non ha recuperato e non ha usufruito della paura suscitata da Grillo? Semplicemente perché il centrodestra è spezzettato. La frammentarietà del centrodestra ha reso, rispetto alle fasce moderate, credibile soltanto l'offerta politica portata avanti da Renzi, che è giovane, propone innovazioni e dà credibilità e dà certezze rispetto a che cosa? Rispetto a Grillo. Naturalmente adesso bisogna vedere, perché
nel partito leaderistico, il partito leaderistico conquista grandi fasce, ma le può anche di elettori, ma le può anche perdere, perché il leader poi deve rispettare le promesse che fa. Per cui questa è la scommessa che ha di fronte Renzi. Grazie Arturo Diaconale per questa intervista nella penombra.